Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Jacopo, un buon pomeriggio a te, ovviamente ai nostri telespettatori. Siamo a Pescara, parliamo di edilizia, di cantieri, quelli che sono ripartiti pochi fino ad oggi e quelli che ripartiranno nei prossimi giorni, e lo facciamo con le massime autorità per quanto riguarda questo settore, ovvero il presidente regionale dell'ANCE, Antonio Dintino. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. E Rocco Verrigni, responsabile della sicurezza della Formedil Pescara. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Allora, Presidente, facciamo subito un po' di chiarezza perché non c'è un po' di confusione, diciamo, per quanto riguarda questo decreto, per quanto proprio concerne i cantieri, la ripresa dell'attività. Quali sono ad oggi i cantieri aperti e cosa accadrà dal 4 maggio in poi? I cantieri aperti ad oggi sono ancora molto molto pochi, perché? Perché giustamente, come diceva l'assessore Febo nel servizio precedente, si è saputo soltanto domenica sera che oggi potevano ripartire i cantieri pubblici di massima urgenza. Parlo di cantieri scolastici, parlo di cantieri di sanità pubblica, parlo di dissesto idrogeologico e di attività edile nelle carceri. Però devo anche sottolineare una cosa importante, che quelli che potevano ripartire da ieri, i cantieri dovevano essere sempre avallati con una richiesta al prefetto. Quindi quei cantieri che oggi sono aperti in questa settimana sono quelli che, con una domanda prefettizia fatta dalle imprese, diciamo, che avevano vinto gli appalti, potevano riaprire i cantieri. Naturalmente, quello che con massima soddisfazione abbiamo, diciamo, apprezzato del decreto, che noi stavamo spingendo moltissimo su questa fase qua, è quella proprio di riaprire da questa settimana per poter riorganizzare i propri cantieri. Questo lo stiamo facendo, stiamo facendo formazione ai nostri dipendenti, ma poi della formazione vi parlerà il dottor Rocco Verrigni. Io dico che bisogna ripartire con l'edilizia, perché l'edilizia non è soltanto quel volano culturale, sociale, ma soprattutto è anche un valore morale per tutti i nostri dipendenti che non possono stare più a casa. Presidente, anche alla luce di quello che diceva l'assessore regionale Mauro Febo nel servizio che abbiamo appena ascoltato, vi aspettavate di poter riaprire un po' prima? Beh, noi diciamo che siamo stati i primi a chiedere la chiusura dei cantieri, questo lo devo dire per onestà, perché abbiamo provato a lavorare con i primi rudimentali accorgimenti contro la pandemia, ma ci siamo accorti che senza studiarlo a fondo questa cosa non potevamo proprio farli, e quindi abbiamo chiesto la chiusura. Ma con altrettanta forza adesso richiediamo l'apertura, e il 4 ci appresteremo ad aprire, perché abbiamo studiato la situazione e siamo in grado oggi di mettere in sicurezza tutta la filiera delle costruzioni. Bisognerà dunque riaprire nelle condizioni di massima sicurezza sanitaria. Allora, Verrini, Paolo, vogliamo io un volevo attimo fare. spiegare proprio per quanto. No, Sì, io volevo fare una Jacopo, sì. domanda al presidente, se possibile. Innanzitutto, buon pomeriggio. Volevo chiederle, lei prima ha parlato della necessità, della tempistica per un cantiere di mettersi a norma rispetto ai regolamenti. Ovviamente le differenze tra cantiere e cantiere adesso non sottilizziamo, ci sono quelli più grandi, quelli meno grandi, però in media quanto tempo occorre per essere aderenti rispetto alle normative che ci saranno e che dovrete rispettare dal 4 in poi? Beh, 2 o 3 giorni bastano, perché ci serve l'approvvigionamento dei DPI, ci serve soprattutto l'approvvigionamento e rimuovere la filiera del materiale, c'è da fare soprattutto la formazione ai dipendenti. Quindi diciamo che 2 o 3 giorni di tempo per organizzarsi un'impresa e rimettere una partenza in sicurezza c'è sempre bisogno. Perfetto, Paolo. Perfetto, Paolo. Grazie. Allora, abbiamo Grazie a lei. ascoltato il presidente Dintino. Allora, parliamo proprio di questi dispositivi di sicurezza, Verrigni. Come funzionano e se, insomma, c'è la garanzia di poter ripartire con la massima tranquillità sotto questo punto di vista? Sì, tutte le misure di sicurezza sono state previste da un protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020. Questo protocollo prevede una serie di misure di sicurezza, fra cui l'obbligo di informare
informazione. Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere delle disposizioni dell'autorità sanitaria. Dovrà essere, diciamo, rilevata la temperatura corporea a chiunque entri in cantiere e qualora la temperatura dovesse essere superiore a 37,5 gradi dovrà essere impedito l'accesso in cantiere. Sono state previste procedure e modalità di accesso dei fornitori esterni, i quali dovranno stazionare sui mezzi di trasporto e ci sarà il divieto assoluto di accedere nei luoghi comuni del cantiere. I datori di lavoro dovranno prevedere delle misure di pulizia e di igiene. Quotidianamente dovranno essere diciamo, sanificati ed adeguatamente igienizzate tutte le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, i veicoli aziendali, le attrezzature di lavoro e le baracche del cantiere, spogliatoi, mensa, bagni. Dovrà essere contingentato l'accesso alle baracche del cantiere e dovrà essere garantita una ventilazione continua. Ci saranno delle misure anche relative chiaramente all'obbligo di indossare, e rispondo alla sua domanda, i dispositivi di protezione individuale. Qualora non le lavorazioni impongano di dover lavorare a una distanza inferiore ad un metro, che è la distanza minima interpersonale prevista dalle autorità sanitarie, sarà obbligatorio l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, quali la mascherina, i guanti, la tuta, gli occhiali di sicurezza per garantire una sicurezza il più possibile ai lavoratori. È presumibile che soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane ci saranno anche rigorosi controlli? Assolutamente sì, immagino che effettuino dei controlli e spero che si riesca ad attuare tutte queste misure, anche perché, per fare un esempio, i dispositivi di protezione individuale non sono facilmente reperibili in commercio, quindi le imprese si trovano in pochissimo tempo a dover risolvere una criticità non da poco. Io vorrei ricoinvolgere il presidente Dintino e poi torneremo per chiudere con Verrigni sulla questione lavoratori, perché questa è una questione di importanza davvero rilevante. Ci sono in Abruzzo 5.000 imprese che lavorano nel campo dell'edilizia e tra lavoratori diretti ed indiretti parliamo di quasi 70.000 lavoratori. Che cosa succederà dal 4 maggio? Cioè, ci saranno tutti questi lavoratori al lavoro oppure tra cassa integrazione e ai noi forse qualche licenziamento qualcuno resterà fuori? Io mi auguro che tutti quanti possano riprendere, naturalmente qualcuno non riprenderà perché magari l'impresa non è riuscita a dotarsi dei semplici DPI, ma durante la settimana poi sono sicuro che ce la faranno. Diciamo che le commesse c'erano, i cantieri sono stati soltanto sospesi, quindi io mi auguro che non venga licenziato nessuno. In ogni caso il DPCM recita che per i due mesi successivi non si poteva licenziare nessuno, quindi io sono sicuro che riprenderanno tutti. Le imprese sono oltre 5.000 in Abruzzo, di cui 22.000 operai diretti iscritti in cassa edile e l'indotto si arriva quasi a 70.000 persone. Un euro investito in di PIL in edilizia ne genera 3. Ecco perché il comparto edilizia è un comparto talmente importante che deve essere e sarà da volano per l'intero paese. Ecco Presidente, io volevo fare una considerazione, siccome l'abbiamo fatto anche per altri aspetti, non ultimo anche la parte sportiva. Ovviamente è una prospettiva che nessuno si augura, ma nel caso in cui all'interno di un cantiere dovesse poi riaprirsi un contagio, un mini focolaio o quant'altro, poi che cosa potrebbe succedere? Beh, io questo mi auguro intanto di no. In ogni caso dobbiamo pensare che il 90% dei cantieri medi, nazionali, non soltanto in Abruzzo, sono composti da massimo 4-5 addetti contemporaneamente. Quindi se un operaio fa una vita sana già da casa, già nella sua vita privata, poi si reca in cantiere, sta soltanto con altre 4 maestranze, stanno a distanza uno dall'altro per fare ognuno le proprie mansioni e poi torna
torna a casa, fa una vita normale anche all'interno della famiglia. Diciamo che accendersi un focolaio è molto molto difficile. Se poi dovesse accadere, ahimè, vuol dire che quel cantiere magari verrà chiuso per 15 giorni, non so adesso. Di preciso nessuno ci ha detto niente. Allora, prima di chiudere, io vorrei ricoinvolgere per tornare a parlare della questione sicurezza sanitaria nei cantieri Rocco Verrigni. Lei diceva giustamente non è facile, non sarà facile reperire questi strumenti, questi dispositivi. C'è anche il fattore costo per le aziende, per le imprese, di dover far fronte a queste spese che sono obbligatorie. Voi avete anche ascoltato i sindacati, oltre che le imprese. Qual è, diciamo, la vostra opinione in merito? Penso che sia... Spero che blocchino, controllino i costi dei dispositivi che ad oggi sono arrivati alle stelle. Fra l'altro, e non parliamo solo di mascherine. Non parliamo solo di mascherine, parliamo di tute, per esempio, qualora i lavoratori o le imprese debbano effettuare operazioni di sanificazione, quindi dovranno indossare delle tute in Tyvek, dei guanti monouso, degli occhiali, tute per il rischio biologico che hanno dei costi abbastanza elevati, tute monouso, quindi... Tutte le imprese, tutte le aziende saranno in grado di poter far fronte a queste spese e poter utilizzare queste strumentazioni e questi dispositivi? Io mi auguro di sì, altrimenti la situazione è tragica. Presidente, possiamo chiudere questo collegamento anche con un appello che, insomma, come Presidente dell'ANCE lei credo voglia fare all'intero comparto che lei presiede. Solo una piccola chiosa, perché ritengo che sia molto molto importante in riferimento a quest'ultima domanda sui costi della sicurezza. I costi della sicurezza da Covid-19 sono molto molto alti, è stato riconosciuto un po' da tutto lo staff, diciamo, ministeriale e da tutte le categorie dell'associazione, tant'è vero che come ANCE Abruzzo proprio questa mattina abbiamo presentato alla Regione un vademecum con tutto un lavoro fatto per quanto riguarda i costi della sicurezza, sia diretti che indiretti. La nostra regione, il governo ha fatto nell'ultimo decreto di 15 giorni fa, ha messo anche che entro massimo un mese dovevano essere approvati il nuovo prezziario con i nuovi costi. Quindi diciamo che le imprese potranno, diciamo, tra poco, appena sarà approvato il nuovo prezziario, disporre anche dei prezzi per la sicurezza. È naturale, chiedo scusa, l'appello non è altro che l'edilizia sicuramente lavorerà in sicurezza, i controlli ci vogliono, ben vengono che vengono, però devono venire per aiutare le imprese, perché le imprese sono serie, le imprese vogliono ammettercela tutto, la risorsa dell'impresa sono le proprie maestranze e le proprie maestranze, essendo un bene importante per un'impresa, quindi saranno sicuramente tutelati.